Sono 21 i volontari della Croce Rossa Italiana che ieri nella sede della sala formazione del Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa hanno superato gli esami di abilitazione del corso per soccorritori in ambulanza. Grande attività della Croce Rossa Italiana nella formazione. Anche questa volta abbiamo formato nuovi 21 operatori che potranno svolgere servizi di ambulanza e di soccorso sanitario a favore della popolazione, a favore delle pubbliche amministrazioni che richiedono il nostro intervento, con grande professionalità e soprattutto grande voglia di mettersi in gioco per tutte le necessità che ci sono in questo ambito. Croce Rossa è sempre al top per quanto riguarda la formazione e il suo personale è sempre all'avanguardia per quanto riguarda le nuove normative e le nuove tecniche di soccorso. Coordinatore della formazione è stato il direttore Andrea Giovanni Cocita. Una commissione esaminatrice ha valutato gli esiti della prova, giunta a conclusione del percorso formativo. Gli istruttori hanno seguito i volontari per le 180 ore del corso di formazione e più di 30 ore sono state svolte in affiancamento agli equipaggi completi in servizio, in eccedenza del 118 delle assistenze sanitarie con ambulanza. Per superare l'esame di verifica bisognava affrontare sia la parte teorica con una prova scritta che prevedeva 60 quesiti a risposta multipla ed una tecnico-pratica sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sulla conoscenza dei presidi di emergenza presenti sulle ambulanze, oltre alla conoscenza delle manovre di immobilizzazione e trasporto in emergenza.